Ma guardate che figata! Io adesso sono con la mia cyclette, ma io vedo una bici. Sono per le strade di Brescia, posso girarmi su, giù, sinistra, destra. E possiamo entrare anche in multiplayer, che figata! Ciao a tutti da Poderac, in questo video voglio raccontare un po' la mia esperienza riguardo MetaQuest. Sapete, adesso c'è la moda del metaverso, insomma ci sono tante belle cose che accadranno. Io ho utilizzato l'Oculus nell'ultimo periodo per provare alcune esperienze, per vedere se riesco in qualche modo a divertirmi e anche fare cose utili, come quello che faremo in questo video. Infatti oggi voglio raccontare un po' come ho reso la mia cyclette smart 2.0 grazie all'utilizzo di MetaQuest e anche attraverso l'utilizzo di un applicativo che, premetto, non stanno sponsorizzando il video, ve ne parlo perché mi sono trovato apparentemente adesso bene, non so se a lungo andare sarò della stessa opinione, però per adesso mi ha convinto. Si tratta dell'applicazione VisiFit, che si può caricare all'interno dell'Oculus Quest. E che cosa vi permette di fare questa applicazione? Vi permette di immergervi direttamente su Google Street per fare le vostre attività, non solo con la cyclette, ma anche volendo con il semplice movimento delle mani. Insomma, si riescono a fare delle attività interessanti. Qual è lo svantaggio di questa applicazione? Vi faccio già questa premessa: è che ha un abbonamento giornaliero, mensile oppure annuale. Io ho fatto con l'annuale perché risulta conveniente per le mie esigenze. Io, a prescindere, la cyclette la volevo fare e tuttora lo faccio da ormai circa 6 mesi, non tanto per dimagrire ma perlomeno per rimanere stabile. Adesso vi racconto che cosa ho utilizzato, quale cyclette utilizzo, che sensore ho acquistato per utilizzare appunto la cyclette all'interno dell'Oculus. Ho voluto acquistare un sensore per avere tutto più realistico. Questo sensore costa all'incirca 20 euro su Amazon e Bluetooth e si può anche collegare volendo anche alle vostre biciclette. Insomma, l'esperienza per me è assurda e adesso vediamo un po' la mia attrezzatura. Ok, mi sono vestito da bravo ciclista e adesso vi faccio vedere la mia cyclette, come l'ho modificata per renderla smart, e vi faccio capire anche che cyclette ho. Questa è la cyclette che possiedo. Cosa di speciale? Che costa poco, ma tutto l'essenziale per fare un po' di movimento. Qui abbiamo il computer di bordo che ci permette di avere il tempo, le calorie perse, il battito cardiaco, in che modo? Grazie a questi sensori laterali. Qui abbiamo il regolatore della pesantezza della cyclette, praticamente aumentiamo la difficoltà. Io preferisco lasciare su 2 perché non voglio aumentare la mia muscolatura, ma voglio semplicemente muovermi, ok? Quindi non metto proprio 1 perché è troppo pesante, metto 2, 3, 4, dipende poi se dalla realtà aumentata ho degli effetti di salita o discesa. Oltre anche a tutti i vari accessori abbiamo anche il portatelefono, il porta asciugamani per asciugarci se dovessimo sudare troppo, e abbiamo qui i pedali che sono anche decisamente ben contenitivi, il piede non vi vola via grazie a questo laccio. E qui ho installato il sensore Magan, non mi ricordo come si chiama, costa all'incirca 20 euro su Amazon, si collega all'Oculus e permette all'Oculus di capire quando voi pedalate, si attiva appena rileva un movimento. La cyclette tra l'altro si può richiudere, quindi non è proprio ingombrante, e devo dire, tra tutte le varie cyclette, secondo me è l'ideale nel caso vogliate realizzare questa cosa qui in realtà aumentata. Siccome spesso alzo le mani dalla cyclette, la misurazione del battito cardiaco non è sempre precisa, quindi utilizzo il Realme Watch 2 Pro, che mi permette di avere anche uno storico sullo smartphone delle attività che svolgo. Qui ho inserito cyclette al chiuso, ma potrebbe anche essere cyclette all'aperto. No, dai, mettiamo cyclette al chiuso, perché siamo sempre al chiuso. E adesso ci prepariamo per entrare nel MetaQuest e vediamo cosa riusciamo a fare. Adesso possiamo scegliere dal menu che cosa fare. Ad esempio, Virtual Ride ci permette di andare in modalità ciclista, ma su una mappa con un aspetto da videogioco. Mentre Ride qui ci permette proprio di entrare all'interno di Google Street e andare a pedalare in quella zona. Io vi faccio vedere prima di tutto Virtual Ride, che è quello un po' più realistico ma in un ambiente surreale, così capite un po'. Possiamo scegliere se
Francia giorno o se Francia notte. Io direi facciamo Francia giorno, posso riesumare un percorso che ho già iniziato, io lo rifaccio da capo. La cosa interessante di questo gioco è che, come vedete, io qua ho la mia bicicletta e posso muovermi a tutti gli effetti e vedere cosa sto facendo. La sessione è pubblica, dunque le persone possono entrare all'interno della mia partita, e anzi, se anche voi volete entrare, io di solito tutte le sere più o meno faccio un'ora di cyclette verso le 9 più o meno. E che cosa possiamo fare? Possiamo selezionare anche il menu per attivare delle modalità trainer. Scusate, ho sbagliato, trainer, eccolo qua. Praticamente l'assistente, vedete quella signorina lì che c'è, posso scegliere anche un maschio volendo, e posso scegliere se deve fare un'assistenza di tipo normale, ovvero tu pedali e basta, segue quello che fai, oppure ti dà proprio degli esercizi, ad esempio a intervalli ti dice aumenta il passo, oppure è troppo lieve, abbiamo la possibilità di fare anche più a lungo, 18 minuti, o addirittura, vedete, proprio con un movimento spinto. Quindi abbiamo anche un personal trainer che ci permette di gestire la nostra rotta. Io vado a riesumare un po' la partita. Ecco, i controller ovviamente voi li potete appoggiare, io adesso di solito ho il tavolo, non li sto usando. Quindi vedete, dice medium, in alto a sinistra io vedo la velocità, power, quanto sto spingendo, le calorie perse e per quanto tempo sto pedalando. Altra cosa che possiamo fare molto interessante è attivare la musica, che ovviamente io non andrò a attivare in questo video perché altrimenti parte il copyright, però già capite da questo che abbiamo un aspetto abbastanza realistico. Ma il tutto cambia quando andiamo nella modalità di Google Street View, e anzi ci andiamo subito. Proprio per l'aspetto multiplayer, vedete, qui ci sono già delle sessioni pubbliche di tanti altri giocatori che stanno facendo la loro pedalata. Io posso unirmi a loro per fare magari una ciclettata. Vi ripeto, non è obbligatorio utilizzare la ciclette, potete anche acquistare solamente l'Oculus e fare questo movimento, comunque dei movimenti senza l'ausilio della ciclette. Ma in questo video andiamo a rendere smart una ciclette, quindi continuo a usare la ciclette. Io posso entrare qua, in questo caso si tratta di un ragazzo, penso, che è in ciclette come me, ha il microfono disattivato, ma posso suonare il campanello. Insomma, se c'è una community attiva si possono proprio fare delle ciclettate molto interessanti direttamente in gioco. Se state sentendo rumori è il mio cane che sta giocando con un maialino. Allora, adesso andiamo nelle rotte fighissime, per esempio strada statale 51 Italy. Vediamo dell'Italia, avevo fatto addirittura Brescia, aspetta, avevo trovato Brescia, fammi cercare Brescia. Eccolo, questo qui è fantastico, non so chi l'ha realizzato, perché anche voi potete realizzare delle rotte, e vi faccio vedere, questa rotta è fantastica. Non so in quale parte della Lombardia, non ho controllato bene, ma guardate che aspetta, no signorina, non correre troppo, mettiamo che ci muoviamo piano, trainer metti normale, ok, comando io oggi, e guardate che figata. Noi adesso siamo su Google Street View e stiamo pedalando a Brescia, ed è una figata. Lì abbiamo le montagne, certo lui fa cerca di realizzare anche delle versioni 3D per darci più l'illusione di essere all'interno di questa strada. Il problema è che voi lo vedete in modo strano, io lo vedo in modo carino, figo, che sembra veramente che sono qui in strada, manca solo il vento. Potete attivare anche un ventilatore frontale, secondo me, per creare l'effetto in modo più realistico. Ma la cosa fighissima è, vedete, che io riesco a girarmi attorno per vedere che cosa sto facendo. Ci sono certo delle zone un po' fatte così in modo 3D strano, quindi per chi non ama tanto questa cosa c'è una mappa in stile videogioco, ecco, quella secondo me è l'ideale per non avere magari problemi alla vista. Qui secondo me è adatto per chi come me magari vuole qualcosa di più realistico. Questo ti incentiva molto 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 a
pedalare vedendo qualcosa che effettivamente conosci. In questo caso sono delle montagne a Brescia che conosco e sicuramente è fighissimo da vedere. Avete visto come con l'Oculus diventa tutto più realistico? A cosa serve questo genere di attività? Serve a incentivare qualcosa che magari risulta noioso. Io, utilizzando la cyclette, utilizzando l'Oculus e la musica integrata in quell'applicazione, riesco a svolgere molta più attività fisica. Tra l'altro, in multiplayer ci si diverte anche, si conosce delle persone nuove. Ahimè, si tratta di una community ancora non italiana, infatti quando parlate difficilmente troverete un italiano, anzi forse sono l'unico, non lo so. Altra cosa che magari potrebbe scoraggiare un po', ma non troppo, è il fatto che questa applicazione ha un abbonamento mensile o annuale. Devo essere sincero, non volevo farlo, ho però fatto la prova di 10 minuti, mi sembra per una settimana puoi farlo, 10 minuti al giorno, e mi sono convinto a fare questo investimento, tra virgolette. Ho detto, tanto in palestra dovevo spendere 300 euro. Alla fine non l'ho fatta, non sono andato in palestra, ho speso 300 euro per niente. Quindi in questo caso la cyclette ce l'avevo già, l'Oculus ce l'avevo già. Ho solo acquistato quel sensore da 20 euro in più e sono riuscito a rendere più piacevole lo sport all'interno della casa. Ho adesso più o meno una media di un'ora di cyclette al giorno, certo abbinata alla cicletta, al movimento, bisogna abbinare anche una buona alimentazione, una dieta adatta per evitare di comunque ingrassare, perché non è detto che voi fate il movimento e sicuro dimagrite, dovete avere un menù equilibrato durante la giornata e il tutto accompagnato da del movimento. In ogni caso, se siete interessati a questo tipo di soluzione, vi lascio la mia attrezzatura, la cyclette, il sensore, l'Oculus, qui sotto in descrizione. Riguardo all'applicazione a pagamento, potete farlo e potete anche non farlo. Perché? Perché ad esempio su YouTube ho visto che ci sono diversi video a 360 gradi di gente che va in bicicletta, e quelli spesso li ho utilizzati per cercare di incentivarmi a usare la cyclette, e funziona, anzi forse anche meglio dell'applicazione, solo che questi filmati ovviamente hanno una durata breve, poi non ti permettono di giocare in multiplayer, insomma ha i suoi pregi e contro ogni soluzione. Voi decidete il vostro budget, quello che volete fare, siete voi a comandare. Non vi sto consigliando l'applicazione perché non mi pagano, vi sto dicendo solo io quello che sto utilizzando in questo momento, e la mia speranza è quello di utilizzare il tutto per l'intero 2022 e magari chissà ottenere anche dei risultati a livello fisico. Mi piacerebbe tantissimo costruire una community dietro a tutto ciò, per questo ho creato su Facebook un gruppo proprio dedicato all'applicazione che vi ho detto. In questa community magari potremmo darci degli appuntamenti per incontrarci in multiplayer e rendere ancora piacevole ciò che è noioso, ovvero la cyclette. Facciamo sport insieme, cerchiamo di rimetterci in forma insieme. Che ne pensate? Una cavolata, non lo so, durerà tanto o durerà poco, vedremo nel tempo. Qui sotto vi ricordo tutti i link e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!